Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi faremo l'estrazione dei piloti e delle auto per il campionato DTM 2020. Allora, molto semplicemente, quattro tazze, qui ci sono le auto, praticamente sono BMW, Audi e Mercedes. Ho fatto quattro bigliettini per ogni marca di auto, anche se sono otto squadre, in modo tale che ci sia lo stesso numero di auto presenti nella tazza. E poi ci sono tre gruppi di piloti che ho separato in base ai risultati ottenuti nel time trial di 24 ore che si è concluso questa notte a mezzanotte. Perché li ho suddivisi? Per evitare che, diciamo, i più veloci siano insieme e che magari ci sia un disequilibrio per quanto riguarda le performance, anche se da un semplice time trial di 24 ore non è che si può tanto giudicare, però bisognava fare comunque una scelta. Ho fatto così, avrei potuto fare tranquillamente il primo con il 24esimo, il secondo con il 23esimo e via dicendo, ma ho preferito almeno la scelta dei tre gruppi che sia, diciamo, il caso, un'estrazione a farla. Come vedete qui alla mia destra ho la lista di tutti i 24 piloti e inizieremo a fare l'estrazione del primo team perché no, anche subito di seguito le auto. Quindi iniziamo ragazzi e vediamo un pochettino dal primo gruppo chi è che esce, mescoliamo un pochettino, prendiamo il primo e abbiamo Andrea Edoardo Nasci, eccolo qua, quindi lo segniamo nel team A, Andrea Edoardo Nasci, team A. Poi prendiamo il secondo che sarà il suo compagno di squadra, Daniele Vella, eccolo qua, Daniele Vella, Daniele Vella, team A. Poi prendiamo il suo terzo compagno di squadra, Cristian Montrucoli, eccolo qua, prima squadra A fatta. E adesso l'auto ragazzi, che marca, che modello, prendiamone una, prendiamo questo qua, Mercedes, quindi team A Mercedes. Seconda squadra ragazzi, Riccardo Cesa, Andrei Rosu, Gianluigi Cortese, quindi Cortese, Rosu e Riccardo Cesa, team B, auto. Audi. C, D, E, F. C, H. Allora, team C. Cosimo Mastrangelo. Eccolo qua, C. Mattia Legrottaglie, Daniele Poli, auto. Audi. Aspettate ragazzi, ce ne sono che si sono aperti. Il bello del fatto in casa, del made home.
Bene, allora team C già fatto. Team D, ragazzi, o squadra D se preferite. Mauro Gerosa. Andrea San Martino. Di Mauro Gerosa. E poi, come si chiama? Andrea Tuffariello. Andrea Tuffariello. T e poi auto. BMW. Squadra E. Davinio incatasciato. Quindi squadra E. Gennaro De Ilius. E Lorenzo Solazzi. Adesso l'auto. BMW, squadra F, Alberto Mesa, Andrea Ignazio Gulmone. Ignazio Gulmone, eccolo qua, squadra F. Fulvio Benedetti. Andrea Mercedes. Ovviamente, ragazzi, nelle auto ci sono più macchine proprio per mettere 4 Audi, 4 BMW, 4 Mercedes, altrimenti si sarebbe creato un disequilibrio. Non so se l'ho detto all'inizio video, ma lo ripeto perché è giusto dirlo. Quindi squadra G, penultima squadra, abbiamo Stefano Andreozzi. Squadra G, Andreozzi. Quindi Nicola Luzzi. O Luzzi. Poi abbiamo Moris Pischiutta, squadra G, e poi abbiamo come auto strappato via Audi. Infine dovrebbero essere Numa Natali, Paolo Nucci e Enrico Soglia. Paolo Nucci, squadra H. Enrico Soglia. Squadra Numa Natali. Numa Natali, eccolo qua. Squadra H e manca l'ultima auto. C'è questa qua che è aperta, questa anche. BMW, ragazzi, BMW. Allora, ragazzi, abbiamo fatto il giro. Pubblicherò sul forum, ovviamente, per i ragazzi, le squadre con le relative auto. Insomma, abbiamo due Mercedes, due Audi e tre BMW, più o meno abbastanza equilibrato. Io, ragazzi, come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa piccola estrazione fatta in casa per l'assegnazione delle squadre per il campionato DTM 2020. Come al solito, se il video vi è piaciuto,
pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!